Benvenuti a Borse in Podcast, sono Filippo Diodovic e oggi vi parlerò di un'ennesima seduta di borsa molto negativa, un lunedì nero per i mercati. La borsa italiana ha chiuso con una perdita di 6 punti percentuali per quanto riguarda il suo principale indice, il FTSE MIB. FCA ha perso il 15%, l'indice tedesco, il DAX, ha perso più di 5 punti percentuali scendendo fino a 8.740 punti. In questo momento gli indici americani sono in profondo rosso, il Dow Jones perde 8 punti percentuali, ma le vendite sono generalizzate su quasi tutti gli asset, il petrolio perde 9 punti percentuali, il WTI Light Crude scende sotto i 30 dollari al barile, l'oro, considerato da tutti il principale bene rifugio, perde un punto percentuale scendendo a 1500 dollari l'oncia, anche la criptovaluta, il Bitcoin, scende di 3 punti percentuali a 5000 dollari. Tra i pochi acquisti vediamo gli acquisti, i prezzi dei treasuries, quindi le obbligazioni americane, che salgono per effetto della scelta a sorpresa della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, che nella notte di domenica ha scelto di tagliare i tassi di un punto percentuale, portandoli dal range 1-1,25% a il range del 2008 della forchetta, quindi da 0 a 0,25%. In aggiunta, la Federal Reserve ha inoltre scelto di promuovere un piano di acquisti di titoli governativi pari a 700 miliardi di dollari. La scelta da parte della Fed non è stata unanime, sono stati 9 voti a favore, 1 voto contro, e il voto contro è stato del governatore della Fed di Cleveland, Loretta Mester, che ha votato per un taglio, diciamo, meno profondo. Avrebbe preferito che il costo denaro fosse tra lo 0,50 e 0,75%. Una manovra mostro da parte della Federal Reserve, che però non è riuscita a calmare i mercati, a portare stabilizzazione sui mercati finanziari. Questo perché, un po' perché la mossa era già scontata da parte degli investitori, era scontata, che però, ecco, che doveva essere presa mercoledì, visto che la Federal Reserve, il FOMC, insomma il braccio operativo della Federal Reserve, si sarebbe riunito martedì e mercoledì, e mercoledì avrebbero preso questa decisione. E un po' la ragione è che fare una scelta così a pochi giorni dal meeting ha portato ancora più timore sugli investitori sulla gravità della situazione. Anche le stesse parole del governatore della Fed, Jerome Powell, hanno fatto capire che la situazione è molto delicata per l'economia americana, e la diffusione del coronavirus porterà degli effetti molto negativi sui consumi e sul PIL. Dopo la Federal Reserve, stamattina abbiamo avuto i dati sull'economia cinese, che sono stati molto importanti perché sono i primi dati che ci possono dare un riferimento sulle conseguenze della diffusione del coronavirus, dell'emergenza coronavirus, su un'economia. Ecco che in Cina oggi sono stati pubblicati i dati su produzione industriale meno 13,5%, peggior dato da gennaio 1990, che è la data in cui sono iniziate le statistiche in merito ai dati economici cinesi. Investimenti fissi meno 24%, vendite al dettaglio, che è un dato molto importante perché ci fa capire i consumi, meno 20%. Insomma, questi sono dati che si riferiscono al periodo gennaio-febbraio rispetto allo stesso dato dell'anno precedente. La disoccupazione è salita dal 5,2 al 6,2%, il PIL del primo trimestre sarà negativo e la Cina in questo momento dovrà pensare a rivedere le proprie stime. Sappiamo che il governo di Pechino, il governo di Xi Jinping, ha come obiettivo una crescita del 6% e sembra un obiettivo che deve essere assolutamente rivisto. E sappiamo quanto
l'economia cinese sia una forza trainante per l'economia globale. Insomma, la domanda cinese di beni, soprattutto petrolio, materie prime e così via, porta c'è un rischio di un forte calo, di una riduzione della domanda globale. Passiamo a vedere i dati anche sulla diffusione del coronavirus, perché in questi giorni continuano a peggiorare, a parte ecco, la Cina, dove i nuovi casi sono molto ridotti, siamo saliti solamente di 36 casi sul totale di 80.000, e anche la Corea del Sud, che ha fatto un lavoro eccezionale, anche qui i casi sono molto ridotti, 74 su 8.200, mentre preoccupa la situazione in Europa. In Italia sono più 3.200 casi, siamo quasi arrivati a 28.000 casi totali, ma anche Spagna, Germania e Francia i numeri cominciano a essere molto molto elevati, con una crescita in Spagna di 1.500 nuovi casi, in Germania 1.200. Numeri che salgono anche negli Stati Uniti, siamo arrivati a un numero totale di 4.000 casi, più 460 rispetto al giorno precedente. Questo porta a credere che l'emergenza che abbiamo visto in Italia sarà affrontata anche negli altri stati in maniera molto forte, con la chiusura di scuole. In Spagna, Francia c'è stata già la chiusura di scuole. Negli Stati Uniti, nonostante Donald Trump avesse un po' trascurato il problema del coronavirus, il CDC, che è il centro di prevenzione per le malattie infettive, ha portato insomma a annullare qualsiasi evento superiore alle 50 persone. Sono stati cancellati anche degli eventi molto importanti, sappiamo come già tipo l'NBA ha chiuso i battenti, è stato cancellato il torneo di college basketball molto seguito, quello che viene chiamato la March Madness, sono state cancellate tutte le parade, compresa quella della festa di San Patrizio di domani, Broadway è chiusa, sono chiuse quindi maggior parte delle scuole in molti stati degli Stati Uniti, e come detto il CDC ha obbligato ad annullare tutti gli eventi sopra le 50 persone, e quelli sotto le 50 persone possono essere svolti solamente se vengono messe delle misure misure di controllo per le distanze, per l'igiene. Situazione è confermata grave anche per quanto riguarda il Regno Unito che aveva iniziato un approccio totalmente diverso rispetto agli altri paesi. Era stato proprio il capo sanitario Patrick Vallance che aveva promosso questa idea di aumentare l'immunità di gregge, l'herd immunity, proprio per sviluppare questa immunità e impedire, avere un effetto di lungo periodo per evitare che il coronavirus potesse insomma reinfettare le persone. Questo atteggiamento poi è stato totalmente smentito ieri sera da Matt Hancock, che è il ministro della salute, che alla BBC ha rilasciato un'intervista facendo capire che non è assolutamente vero che il sistema inglese volesse aumentare l'immunità di gregge. E oggi Boris Johnson, ma in netto ritardo, ha affermato che verranno impediti i raggruppamenti sociali, e quindi i cittadini inglesi devono lavorare da casa e comunque stare a casa. Tornando all'Italia, oggi è stato emanato il decreto Cura Italia, sono stati stanziati 25 miliardi di euro e, secondo il Premier Conte, è attivato un flusso pari a 350 miliardi di euro. Il piano consiste in 10 miliardi di euro stanziati a sostegno del lavoro,
con 1,3 miliardi per il fondo integrazione salariale, 3,3 per la cassa integrazione in deroga, un assegno di 600 euro per gli autonomi e gli stagionali per il mese di marzo, voucher babysitter per pari a 600 euro, i licenziamenti congelati e così via. Per quanto riguarda la sanità e la protezione civile sono stati stanziati 3,5 miliardi di euro e poi nel decreto abbiamo anche agevolazioni per quanto riguarda l'erogazione liquidità, la sospensione dei rati, delle rate per i mutui e i prestiti, in merito al fisco la sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e poi anche misure dirette proprio a sostenere quei settori colpiti dalla crisi, quindi soprattutto il trasporto merci, le compagnie aeree, si parla ancora di un nuovo salvataggio all'Italia. Una situazione veramente complessa per quanto riguarda soprattutto l'andamento dei mercati finanziari che evidenziano perdite veramente notevoli. In questo momento stiamo continuando a scendere senza trovare una possibilità di recupero e soprattutto con banche centrali che hanno fatto delle politiche monetarie ultra espansive e anche gli stessi governi che in questo momento stanno lanciando delle politiche fiscali espansive, insomma abbiamo visto con il decreto del governo. I timori per quanto riguarda gli investitori, che al momento ancora non si sa quando sarà il picco del virus, per esempio in Italia. Situazione, come detto, non facile, anche perché oggi, in aggiunta ai timori per il virus, si è accodata anche la banca d'affari Goldman Sachs, che ha pubblicato un report che prevede una flessione del PIL americano del 5% nel secondo trimestre, con un primo trimestre molto piatto. Questo legato alla crisi, al crollo dei consumi che avverrà nelle prossime settimane, e sappiamo che il PIL americano, i consumi hanno un valore pari quasi a 2/3 del PIL americano. È chiaro che una caduta dei consumi avrebbe un effetto devastante. E gli stessi investitori stanno quindi vendendo soprattutto le azioni e le azioni americane, perché immagino proprio che la maggior parte delle società dovrà rivedere i propri obiettivi di ricavi e profitto per l'anno, e questo porta a un calo anche del valore dell'azione, nonostante che la Federal Reserve abbia scelto quindi di fare queste manovre che non si vedevano dal 2008, ma l'obiettivo in questo momento della Federal Reserve, della principale banca centrale americana, è quella comunque di mantenere liquidità sul mercato del credito, che era un po' lo stesso obiettivo che ha promosso la BCE nella riunione di giovedì scorso. Il futuro sui mercati rimane un grosso punto di domanda. Potremmo vedere ancora dei rimbalzi, ma le prospettive per quanto riguarda il medio termine sono negative, anche perché è arrivato un altro messaggio di allerta da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha avvisato come il fatto di adottare misure per distanziare le persone e evitare i raggruppamenti di persone sono sicuramente efficaci, però ancora non c'è stata una escalation in merito a quelli che definisce testing, isolation and contact tracing, ovvero quindi fare test, isolare i casi, i contagiati e poi fare un ritracciamento per quanto riguarda, ecco, le persone che sono venute a contatto con il caso. E bisogna quindi sviluppare anche questo, perché sennò c'è il rischio che poi nel momento in cui finirà il nostro periodo di quarantena poi insomma possiamo tornare ad ammalarci di nuovo. Quindi bisogna adottare misure che sono state adottate da altri paesi, perché possiamo guardare l'esempio di Singapore, Taiwan e Hong Kong,
paesi molto vicini alla Cina, ma che hanno affrontato il problema in maniera molto veloce e molto seria e anche molto, molto forte, con, insomma, anche con app sul cellulare per vedere proprio, fare proprio il tracking della persona in giro. Ma sono stati metodi efficaci, perché Singapore, che era tipo il terzo o quarto paese come numero di contagi, adesso ne aveva tipo 80 ancora a gennaio, e adesso però chiaramente è stata molto efficace a contenere il virus, ed è un po' come un problema direi quasi risolto per quanto riguarda, ecco, il coronavirus. Vi ringrazio dell'ascolto, alla prossima puntata.